È in città che gli specchi realmente servono e tornano veramente utili. E anche l'illuminazione abbagliante, guardate qua, non cambia minimamente. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo ovviamente è Ciccio Benza. Siamo in Clubhouse, strano perché il tempo è tornato a posto e ci permetterebbe di ricominciare ad andare in giro in moto, come ho già iniziato a fare, ma oggi siamo in Clubhouse per un motivo molto molto importante. Come vi avevo promesso nel video che vi lascio qua in alto nella scheda, abbiamo preso un po' di accessori per la nostra desertona e quindi andiamo a vederli e a installarli. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo due accessori che ho deciso di acquistare intanto per la nostra meravigliosa desertona, dettati dall'esigenza di iniziare ad andare un po' per i campi, come si dice nelle nostre parti, andare per i campi. Intanto ragazzi, vi chiedo scusa, dovevi portare pazienza, ma gonfiate gli addosso. Da noi si dice la yeia, quando avete un po' di catarro, un po' di fastidio. Ecco, go a yeia, a goccia pa yeia. Però questo non mi impedisce di fare il video e installare gli accessori. Eccoli qua. Sono due specchietti, ma è un accessorio solo per me. Sono degli specchietti ripiegabili, adesso poi vi spiegherò come funzionano. E secondo un accessorione, che in realtà è il primo che andiamo a installare, poi gli specchietti vediamo dopo, accessorietto della VRS, come sempre. Sapete che io adoro questa marca, io amo terribilmente questa marca, l'amo alla follia. Che cosa ho preso? Ho preso uno scatolone di adesivi! No, non è vero, gli adesivi ci sono sempre, perché ci sono delle viti e ci sono degli adesivi. Gli adesivi ci sono sempre. E poi c'è questa roba. E poi c'è il vero oggetto del desiderio. L'oggetto del desiderio che cos'è? Della carta protettiva. No, non è vero. L'oggetto del desiderio è una protezione per il faro. Eccola qua, una protezione trasparente per il faro. Perché? A che cosa serve? Questa si installerà qua davanti, così, e permetterà al faro di essere protetto dai sassi, in sostanza. Non la rete, che non è omologata, ma un vetro, che spero sia omologato, che mi permetta quindi di andare anche per strada, in modo tale che i sassi non possano danneggiare la motoretta, o meglio il fanale della motoretta, che secondo me non è proprio economico. E più di qualche amico mi ha detto: la prima cosa che devi fare è montare una protezione per il fanale. Questa si assembla perché la VRS sono gentili e ci vogliono far lavorare. Thank you. Quindi si installa in teoria in questo modo, con le sue viti, e poi si monta sulla moto. È una roba da 10 minuti, spero. Come l'ultima volta che ho fatto l'albero della DAE sulla multistrada. Non posso più chiamare Ducati, perché alla fine sono tutte Ducati, mannaggia. Quindi questo penso che sia la vite che va montata sotto, sì, col gommino. Io ho due gommini, quattro viti e due bulloni. Manca tocchi e mancano le istruzioni anche. Penso che ci sia tutto, ma ricontrolliamo per sicurezza sulle istruzioni online, sulle istruzioni on the line. A few moments later. Ok, dopo aver consultato l'aiuto da casa, il 50 e 50, e l'aiuto del pubblico, ho capito, no dai, ho guardato le istruzioni, ho capito che devo usare le quattro viti sui quattro fori. Per i fori inferiori si deve usare il bullone normale, mentre invece per i fori superiori si deve usare il gommino, perché probabilmente si appoggia. Quindi andiamo a installarle. Se si bon, wow, addirittura i bulloncini autobloccanti sono proprio raffinati qui in casa VRS. Guardate che la mia capacità motoria è decisamente limitata. Comunque intanto installiamo in questo modo. Bisogna stare molto attenti al verso di installazione, perché ovviamente la parte più gommosa deve stare verso l'esterno, cioè verso l'interno del faro. Ok, quelle superiori si stringono praticamente a mano, perché c'è ovviamente questo gommino che ti permette di tirarle. Mi serve una torxina piccolina in modo da bloccare. Non serve tirare alla morte, perché sono dei bulloni autobloccanti, quindi hanno una gommina all'interno
in pratica che funge da frizione che blocca il bullone, tanto loro restano nella loro posizione anche se ci sono vibrazioni, ed eccolo qui. A questo punto bisogna smontare con una brula del 4 le viti originali del fanale, che sono queste. Ok, una e l'altra. Mannaggia a il papà. Ok, smontato questo, mi ci voleva una sedietta, una panchetta. Ta-da! Lo scragno del potere! Così sono vecchio, mi ci posso sedere. Non mi rialzerò mai più. A questo punto bisogna inserire il supporto in mezzo tra il faro e il supporto di plastica. Ecco, in questo modo. Questo è come si dovrebbe montare. Magari vediamo prima. Oh madonna, stavo per morire ragazzi. Mio figlio poteva morire. Dicevo che magari gli diamo prima una bella snettata sia al fanale che al supporto, che alla protezione. Facciamo la stessa cosa con il vetro all'interno e riproviamo a inserirlo. Ok, adesso bisogna capire come infilare la vite. Quella ha preso e poi va centrato, e quando siamo convinti della centratura che gli abbiamo dato possiamo stringere le nostre viti. È un bellissimo pezzo. La situazione non è comodissima, vi consiglio di usare delle chiavi a brugola che abbiano la sfera alla fine, così riuscite a avvitare anche in modo inclinato, come faccio io, come avete visto. Ok, non è brutto, non è malaccio, non mi dispiace, dai, non è male. Devo vedere anche col faro abbagliante acceso. Non è male, non è male, non è male. Non vibra neanche troppo, non vibra neanche troppo. Molto bene, secondo lavoro. Secondo lavoro bisogna installare gli specchi come dicevamo. Quindi vediamo di montare questi specchi originali. Vitano molto easy peasy. E questo è lo specchio nuovo. Sono in teoria ambidestri. No! Sono ambidestri, dicevo. Quindi in teoria sono uguali gli specchi destri e vengono con tutta una serie di loro accessori per installarli agevolmente, che adesso capiamo. Sono tutte le possibili opzioni per installarli alla bisogna. Intanto che brutto che sono con la telecamera in testa. Intanto vabbè, lo specchio non è identico praticamente, quindi questo praticamente si inserisce nel foro. Perfetto, col suo bullone si stringe. Si installa la rondiella, si infila questo nel suo supporto e poi si tira alla morte in pratica. Presumo che sia proprio così, e poi questo si installa sulla moto. Questo deve stare così. Ok. Beh, la sua precedente configurazione era questa, adesso diventa questa. Non è male, ha un suo meccanismo di sgancio comodo, cioè di freno abbastanza comodo, che ci va la rondella. Adesso la rimettiamo anche lì la rondella. Poi la rondella ha un perché effettivamente. Allora, beh, vedete, hanno il fissaggio sul manubrio, la regolazione per lo sterrato, quindi ti permette di chiuderli e di non averli in mezzo alle palle se devi fare delle cose, e poi ti permette di riaprirli, e hanno il bullone qui per regolare la loro rotazione. Loro possono ruotare in questo senso, in più hanno un univolt qui che permette di inclinarli anche per ottenere la visibilità che ti serve. Va bene, direi molto molto bene. Il look della moto devo dire che praticamente non cambia né con la nuova protezione
in plexiglass montata sul fanale, si nota pochissimo, sicuramente si nota molto molto poco, perché mantiene la stessa forma, lo stesso stile di quello originale, e anche gli specchi tutto sommato mantengono la stessa forma di quelli originali. Se ci pensate, quelli originali venivano installati così, ok, questi sono così, quindi alla fine non cambiano moltissimo, e direi che è una buona opzione. Vediamo come si comportano anche per strada. Bene, per ora ci fermiamo qui, e poi domani facciamo un giretto e vediamo come vanno. Eccoci qua poppati automagicamente dalla clubhouse. Ma quanto bella è, ma quanto maledettamente bella è sta moto. Io, ragazzi, non lo so, sono letteralmente innamorato. Beh, sicuramente il faro anteriore con questa copertura è molto molto figo, anche alla luce del giorno. Mi piace parecchio, la moto poi vabbè, pazzesca, è veramente bella, anche se poi tra un po' magari parleremo di qualche dettaglio che secondo me potevano rendere meglio, ok? E al quale sicuramente in qualche modo magari farò in futuro, applicherò in futuro, diciamo, delle soluzioni, ma ok. E poi anche gli specchi sono veramente molto molto belli nel complesso, rendono bene sulla moto, la fanno vedere bene, mi piace, la vedo bene, sono molto chiari, si vede molto molto bene, e poi hanno la possibilità di essere abbattuti, che è il motivo per cui li abbiamo installati, per poter iniziare a giocare sullo sterrato. Anche se devo dire la verità, dopo che li ho installati mi rendo conto che la moto ha comunque una grossa apertura, perché però ci sono i paramani effettivamente qui che proteggono, qua una ramaglia che arriva di traverso potrebbe incastrarsi o rompere lo specchietto o creare del fastidio. Ah, che bella che è. Che bella giornata. Proprio una bellissima giornata. Abbassiamo la visiera protettiva scura. Ebbene, adesso non è che circolando così si possa dire qualcosa del faro, però posso dire qualcosa degli specchi. E devo dire che sono abbastanza felice, perché gli specchi non vibrano. Avevo paura che vibrassero, avevo paura che, essendo specchi economici, perché comunque costano poche decine di euro l'uno, avessero dei problemi di vibrazione, ma vibrano leggermente più di quelli originali, non tantissima roba, devo dire. Per cui si vede abbastanza bene, sono leggermente più vicini, quindi c'è meno spazio, ovviamente è più complesso regolarli per adattarli all'esigenza, però non è neanche stato così difficile. Alla fine ho trovato abbastanza velocemente una configurazione, un setup che mi potesse andare bene. Quindi si vede bene, si vede molto bene, si vede veramente molto molto bene, sono molto molto clear. Direi quindi che sono per ora assolutamente approved, magari proveremo in autostrada tra i prossimi giorni come si comportano ad alte velocità, ma anche dal punto di vista aerodinamico mi sembra che siano assolutamente identici a quelli originali, come impatto, diciamo così, impronta aerodinamica. Top! Velocità da codice della strada, zero problemi di vibrazioni, anche riprendendo in marce alte non vibrano, perfetto, sono proprio proprio contento. Qual è il motivo che mi ha spinto a scegliere questa marca e non un modello dotato di ram mount, che sono, come vedete, su moltissime moto? Intanto il modello con ram mount costa molto di più, parliamo di 170 euro per la coppia di specchi contro i 35-40 euro di questi, quindi una differenza importante. E poi l'altra motivazione è che i ram mount bisogna essere fermi per chiuderli, perché ovviamente hanno il supporto con la vite, e quindi per forza, per poterli chiudere, devi fermarti, mollare il perno con la farfalla e girarli, che è abbastanza scomodo. Sono estremamente flessibili, ti permettono di scegliere la posizione in modo veramente molto comodo, un pluriregolabili proprio, però dall'altro lato appunto hanno il problema che non riesci assolutamente a chiuderli manualmente, cioè in corsa, in sostanza con una mano sola. Qua invece tac tac, ed ecco fatto, non hai più gli specchi esterni, e quindi puoi andare dritto e felice senza nessun problema, senza avere il fastidio dello specchio che ti rompe le scatole. Per carità, poi lo riapri,
lo devi rimettere nella posizione adatta, fatto, finito. Quindi assolutamente comodissimi, molto più comodi che quelli con ramau. Vabbè dai, direi che a questo punto ci rivediamo più tardi per provare il fanale al buio, no? Cosa ne pensate? Ed eccoci qua, auto magicamente poppati di notte, giusto per vedere così come va la protezione fanale col fanale acceso, che di giorno ovviamente, cioè sto fanale non è che lo vedevamo, giusto? Bene, allora facciamo la sera e vediamo come va il fanale con la protezione su, visto che abbiamo scelto la protezione della WRS, che è un enorme plexiglass completamente trasparente, così capiamo effettivamente come si vede. E secondo me si vede abbastanza bene, non noto onestamente differenza dal fanale originale con e senza la protezione. L'illuminazione è decisamente molto 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 buona, guardate, si vede veramente bene. Sì, non fa neanche particolari riflessi o particolari effetti, e anche l'illuminazione abbagliante, guardate qua, non cambia minimamente la posizione del focus, quindi dove il fanale illumina l'intensità, quindi molto molto bello, devo dire, non vibra, quindi anche questo effetto che avevo paura vibrasse avendo solo i due supporti sotto e i gommini sopra, invece non vibra, è perfetto. Miei cari amici, spero veramente che questo video vi sia piaciuto, spero che questi accessori come gli specchietti e la protezione del fanale possano esservi di aiuto per la vostra esigenza sul vostro Desert X o anche su altre moto. Vi ricordo ovviamente come sempre di iscrivervi al canale, che è gratis, di attivare la campanellina qua in basso, attivate la campanellina mi raccomando, in modo tale da essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei miei nuovi contenuti tramite una bella notifica. Vi ricordo che pubblico un video a settimana ogni lunedì sera alle 18 e ovviamente lasciate un bel commento, lasciate un bel like a questo video e agli altri video, e vi ricordo anche che seguirmi su tutti gli altri miei canali social, su Instagram, su Facebook e da oggi anche su Telegram, dove ho attivato un nuovo canale, un gruppo privato che si chiama Ciccio Benda Official, ma trovate tutti i link relativi ai miei social qua in basso nella descrizione dei video. Potete venire sul canale Telegram e chattare direttamente con me, possiamo organizzare assieme dei giri in moto, vi racconterò qualcosa di più rispetto a quello che pubblico su YouTube o su Instagram, e avremo la possibilità anche magari di organizzare un bel pranzo, qualcuno l'ha già scritto nel gruppo. E vediamo cosa accadrà, insomma siamo una bella community, stiamo crescendo, grazie ancora per tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!